Buongiorno, buongiorno e buona domenica. Vi faccio un saluto dal mio terrazzo, approfittando dell'ultimo spicchio di sole che c'è a quest'ora. Che in realtà è l'ora di pranzo, ma io sto facendo colazione, quindi colazione all'ora di pranzo. Perché ho avuto un'altra notte insonne e ho dormito tutta la mattinata. Purtroppo perdendomi questo bel sole dopo il temporale di ieri, questo calduccio, diciamo, abbastanza debole che il sole oggi manda, perché ieri sera, stanotte siamo arrivati, a me mi piace scherzare, mi piace ridere, dire che le temperature hanno traslocato da 33 gradi a 11 gradi. Dicevo, cerco di approfittare di questi raggi deboli del sole di oggi, anche per fargli vedere che le matasse, come per magia, sono diventate gomitoli. Anzi, ma che magia! Con tanto olio di gomito, grazie all'arcolaio e al gomitolatore, le matasse sono diventate gomitoli. E allora, ieri sera, siccome ero bella infreddolita, mi sono imbacucata, messa in poltrona davanti alla TV e ho cominciato a sferruzzare la mia nuova idea, il nuovo scialle. Cioè, il modello dello scialle, ci tengo a dire, non è una mia idea. Penso di averlo visto nei tanti pellegrinaggi che io ho fatto nei canali YouTube per cercare di imparare sempre di nuovo. L'avrò visto in qualcuno di quei canali che io seguo e da dove si può imparare tanto. È di una semplicità unica la lavorazione, perché guardate sto pezzettino. Io non sono veloce a lavorare a maglia, sono lenta. Questo pezzettino l'ho fatto ieri sera guardando la TV. Adesso cerco di andare avanti, però devo trovare una soluzione, devo decidere cosa fare con i colori, perché io pensavo di lavorare ogni gomitolo fino a che non finisce, quindi andare avanti e fare il cambio colore quando finisce il gomitolo. Queste matassine hanno, pesano circa 50 grammi l'uno, quindi ho circa 50 grammi per ogni colore, almeno perlomeno all'inizio, dove qui si parte con gli aumenti, c'è, diciamo, la striscia è molto stretta. Allora, in questo pezzo qua ho, dunque, quanto ho consumato del gomitolo, di questo primo gomitolo ne ho ancora 36 grammi, quindi vuol dire che con 14 grammi io ho già fatto questo pezzettino. Quindi andare a finirlo tutto mi dà l'idea che all'inizio ci verrà una striscia un po' troppo lunga di questo colore, un pezzo troppo lungo, quindi boh, non lo so, ci devo ragionare se qui mi fermo a metà gomitolo o ci vado avanti con questo colore. Poi volevo parlare un attimino dei colori, perché li ho messi insieme, proprio questi. Allora, perché nella mia testa, nel mio immaginario, oppure nelle mie passeggiate nelle campagne qua che ho intorno,
sono i colori che vedo più o meno in questo periodo, oppure che si vedono dall'inizio dell'autunno fino a autunno inoltrato. Allora, questi i primi. Cosa ci vedo io nei primi? Nel primo e nel secondo ci vedo la paglia e il fieno che ci rimane a ridosso dei campi dopo i raccolti del grano, dei vari cereali, dell'erba che si mette via per l'inverno per nutrire gli animali. Quindi i rimasugli che contornano i campi assumono questo colore in questo periodo. E nonostante i campi siano già lavorati a nuovo, già arati per le prossime culture, troviamo ancora queste pagliuzze, queste paglie, diciamo questi pezzettini rimasti anche sui bordi della strada. Ciao Grace! Bentornata bella! Questo è uno dei miei gatti. Sono bella, io qua c'ho la papa, eh. Cerca di non stare troppo sopra, ti piace? C'è un po' di burro lì. Ah, ecco, non vi ho detto, questo qua è il mio pane fatto con il lievito madre. È cotto nel fornetto Versilia che ho scoperto grazie alla Lorenza De Simoni. Che sono sincera, l'avevo sempre snobbato perché non ci credevo che poteva dare questi buoni risultati, invece adesso provandolo mi sono completamente ricreduta e devo dire grazie a Lorenza perché a me mi ha tolto una gran fatica, che è quella dell'utilizzo del forno, perché bisogna riscaldarlo almeno per un'ora prima. Poi per questo pane che faccio io con il lievito madre c'è tutta una procedura non semplice da seguire. Io uso le pentole in ghisa per cuocerlo, viene un bel pane bellissimo che chi l'ha visto ha detto: no, non ci credo che tu lo fai in un forno elettrico di casa, sicuramente l'hai cotto in forno a legna. Invece no, dopo tanti tentativi, tante prove, ero arrivata a cuocerlo nella pentola di ghisa e farlo diventare come se fosse, cioè, bello. Adesso non lo dico io, ripeto, non è che mi voglio vantare, però quello che hanno detto gli altri che l'hanno visto e l'hanno assaggiato, che sembrava fatto in forno a legna. E per un tanto tempo, soprattutto nel periodo in cui eravamo chiusi in casa, lo facevo con le farine di grani antichi che hanno poco glutine, quindi non rendono, non legano poco. Quindi non vi dico la fatica per imparare e per riuscire a fare l'impasto e farlo lievitare come Dio comanda. Adesso ho cercato di semplificare perché non stando insomma proprio bene, ho bisogno di fare le cose semplici. Quindi, di nuovo, l'utilizzo del fornetto Versilia mi toglie una tanta fatica e sono soddisfatta del risultato. Allora, lasciando la parentesi del pane, ritorniamo alla mia lana e ai miei colori che ho scelto. Dicevo, paglio e fieno essiccato lungo le strade, nei bordi dei campi già lavorati, foglie di autunno che arrugginiscono e cominciano a prendere questo bel colore ruggine prima di staccarsi dagli alberi e andare nella terra per nutrirla e per aiutare a dare nuova vita in primavera. Quando queste belle foglie arrugginite cominciano a volare via verso una nuova vita, arriviamo già alle temperature che ci stringono abbastanza.
ci fanno venire voglia di coccole, di abbracci, quindi è già ora di una bella cioccolata fondente, calda e fumante. Quindi color cioccolato fondente. Quindi vi immaginate una bella sera autunnale, magari fortunato chi ha un bel caminetto acceso, una bella stufetta accesa. Ci si rilassa e si sorseggia una bella tazzona di cioccolato caldo fondente. Poi, oddio, mi casca tutto. Allora, facciamo che questi due li appoggio qui perché sono troppi e mi vanno giù tutti. Allora, qui arriviamo già a questo colore che qualcuno, oppure viene chiamato verde militare, però io qui ci vedo già la terra sotto le piogge autunnali, la bella terra sabbiosa, argilosa che io ho qua nei dintorni di casa mia, che diventa un bel fango morbido e che ti viene anche voglia di andare a toccarlo, di saltarci con i piedi sopra nelle pozzanghere formatesi dopo le piogge, come facevamo da bambini. Almeno nell'immaginario possiamo farlo, se non abbiamo il coraggio di farlo perché siamo già grandi. E qui cosa ci vedo io? Ci vedo già i nuovi filini di erba che spuntano nonostante l'autunno inoltrato, quel verde crudo dell'erba che rinasce e che resiste alle intemperie e alle basse temperature. Quasi fino, non quasi, anzi fino alla primavera, fino all'anno nuovo, anche se fa la neve, la vediamo, la ritroviamo sotto la neve fresca, la nuova erbetta che spunta nell'autunno inoltrato. Quindi ecco, questo era il mio pensiero del nuovo scialle autunnale, cercare di fare questo gradient di colori, questo cambiamento, non so neanche se sto dicendo bene gradient di colori, questo passaggio tra questi colori e riuscire a fare uno scialle. Eccoci. Ho dato via i giochi, adesso piano piano vado avanti e vedo di decidere come proseguire con le quantità di filati, se usare i gomitoli per intero o se usarli solo la metà, perché non lo so, so che pesano 50 grammi circa, ma non so quanti metri hanno. Vabbè, e lì ci sarebbe tutto un discorso da fare che evito perché non sono molto brava. Una volta le sapevo tutte queste cose fin nei minimi dettagli, una volta tanto tempo fa, più di 30 anni fa, circa 30 anni fa, quando le avevo studiate a scuola queste cose. A proposito, tra parentesi, Lorenza mi chiedeva di parlare dal mio percorso, di quel percorso che avevo fatto da ragazza, di quella scuola di maglieria. Lo farò piano piano, solo che non so esattamente di che cosa parlare, magari dopo parleremo insieme e vedremo quali argomenti toccare, perché è vero, in 2 anni di scuola di maglieria
ho studiato tanti argomenti, ho imparato tantissime cose nuove che non sapevo, però ne ho dimenticate, se non altre tante, tante in questi 30 anni di vita. Ah, e questo qua poretto è rimasto solo abbandonato, perché inizialmente pensavo che ci poteva andare anche lui qua in mezzo, ma alla fine ho detto che forse no. Lo lasciamo da parte per qualche altro lavoro. Quindi questo per il momento l'ho tolto, rimane da parte. Eccoci qua. Vi lascio con un bel saluto, vi mando un abbraccio. Io finisco il mio caffettino che oramai si sarà raffreddato perché il sole è andato via. E sì. Perché no, si può anche fare colazione all'ora di pranzo. Buona domenica a tutti. Ciao.